Bella a tutti ragazzi, qui è Willy Joy e ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, ritornati su Minecraft con l'undicesimo episodio se non sbaglio. Allora, non mi dite da dove appaiono questi alberi perché prima non c'erano e ora ci sono. Non mi dite perché, da dove sono apparsi. E comunque, io vi avevo detto di consigliarmi cosa costruire nel prossimo episodio, appunto che doveva essere questo. Ma voi sotto lo scorso episodio non mi avete consigliato nulla, quindi adesso io non so totalmente cosa fare, però ho in mente di andarmene là in quella miniera che abbiamo trovato e vedere cosa c'è. Allora, intanto io direi di partire perché mi avete detto nello scorso episodio che io quando parto devo partire sempre munito di carne, di cibo e armamento. E adesso siamo ben armati, ci facciamo il cibo, ce lo cuociamo e tutto dovrebbe andare per il meglio. Allora, siamo pronti per partire. Abbiamo la carne, abbiamo l'armatura, abbiamo l'armamento e abbiamo anche il cibo, ovviamente. Che cavolo era quello? Ah, un cavallo che sta affogando, ottimo. Sono in cerca disperata, cioè adesso dovrò ricercare solamente, cioè la cosa che mi interessa di più dovrebbe essere il carbone, perché voglio cercare il carbone e lo voglio trovare perché ho poche torce e poi non mi posso più cuocere il cibo. E poi inoltre che cosa dovrei fare? Mi serve pure un'altra cosa, l'oro, che devo fare l'armatura d'oro. E adesso sotto questo video consigliatemi cosa fare nel prossimo episodio, ragazzi, perché se no, cioè io non so cosa fare, cioè lo vedete che non so cosa fare. Ragazzi, stiamo trovando di tutto, cioè a un unico scavo guardate cosa ho trovato: carbone, ferro. Di tutto e di più, ottimo, è veramente una cosa molto buona. Ragazzi, sto trovando veramente tantissimo carbone. Il mio desiderio è stato. Ok, ho sentito un brutto rumore. Comunque, il mio desiderio è stato esaudito, se così vogliamo dire, perché io desideravo del carbone e qua, guardate, guardate che roba! Qua ci abbiamo dell'acqua, qua ci abbiamo dell'acqua e non so assolutissimamente da dove viene quest'acqua. Comunque viene da lì. Viene da lì e mi dà anche un po' di fastidio. Però vabbè, noi la attraversiamo, ragazzi. La attraversiamo tranquillamente. Qua c'è dell'altro carbone che lo raccolgo. Lo raccolgo perché ero già rimasto in ban, appunto. Quindi abbiamo oltre le 64 di carbone, quindi ottimo, veramente una cosa molto buona. Oltre i 64 di carbone non è male. Oh cavolo, qua c'è un creeper, qua c'è un creeper. No, no, perché? Perché mi sono incastrato, maledizione. Meno male che mi sono riuscito ad allontanare, meno male. Cioè, tempo che cercavo di prendere l'arco, mi ero incastrato in qualche luogo che boh, è assurdo. Qua finisce comunque. Sì, qua finisce. Quindi andiamo dall'altra parte. Ok, da questa parte si va più giù e lì c'è un Enderman. Lì c'è un Enderman e lo uccidiamo. No, ora è dietro di me, guardate. Dov'è? È vicino a me. Lo sento, ora mi spawna dietro. Lui con l'intento di farmi spaventare. Ma mi puoi fare spaventare la prima volta, scemo? No, dopo 2000 anni. Cioè, se mi fai sempre la stessa storia. Vabbè, non è venuto. Non è venuto, ottimo. Allora, io vorrei arrivare lì. Allora, per arrivare lì, noi scaviamo qua. Scaviamo e ci facciamo tipo una specie di corridoio così. E ci arriviamo, ragazzi. Ci arriviamo, guardate che fierezza. Guardate come ci arriviamo tranquillamente. Lì c'è della luce. C'è una torcia. Attenzione, quindi per esserci la torcia, già da qua ci sono passato. Comunque, l'Enderman non si è fatto più vivo. E se qua c'è la torcia, io già qua ci sono stato. Ma ragazzi, cos'è? Aspetta. Cioè, siamo. Ah! Siamo praticamente girati intorno e siamo ritornati indietro. Peccato. Vabbè, a sto punto, visto che siamo arrivati, io direi di scavare in profondità e vedere dove arriviamo. Perché vorrei arrivare in un luogo interessante dove magari ci siano dei diamanti o robe potenti dell'oro, perché mi serve l'oro anche. Attenzione, abbiamo trovato. Ok, questo luogo mi interessa parecchio. Qua
Questo luogo mi interessa parecchio, ragazzi. Sì, mi interessa veramente tanto. Attenzione. Sì, veramente abbiamo trovato un luogo molto interessante. Sfortunatamente non ho. Mi sono finite di nuovo le cose. Non era un Creeper. Ragazzi, ho le visioni. Ho visto un Creeper che non esisteva. Ottimo. E vabbè, comunque qua abbiamo l'oro, l'abbiamo trovato, prendiamolo. E qua c'è dell'altra luce, qua c'è dell'altra lava. E ancora quella cosa viola. Allora, ragazzi, voi mi dovete spiegare cos'è quella cosa viola. Perché ne sto trovando veramente tantissima. Ma non la raccolgo perché non so a cosa serve. Potrei sprecare magari solamente il coso. Cioè, può darsi che non serva a nulla. Allora, ragazzi, là c'è una cosa che mi preoccupa tantissimo. C'è il punzecchiatore con l'arco. E quello mi dà un fastidio assurdo perché t'ammazza come nulla. Perché appunto. Lui ha l'arco, io mi auguro che cadia nella lava e muoia. Che cavolo è? Ci sono dei funghi, ma ragazzi, dei funghi sottoterra? Ma, è strano. Ragazzi, cosa vedo? Cosa vedo? No, 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 ditemi che si scherza. Diamante! Ragazzi, abbiamo trovato il diamante? Abbiamo trovato... No, no, abbiamo trovato il diamante, ok? Veramente, veramente assurdo. Cioè io sono venuto qua dentro questa caverna per scherzare, si può dire. E abbiamo trovato il diamante. Il diamante, ragazzi. Ora mi faccio la spada in diamante, se posso. Ragazzi, guardate cosa c'è. Altro diamante. Altro diamante. Wow, veramente stupendo. Stupendo. Diamante stiamo trovando all'infinito qua. Cioè, vabbè, all'infinito no. Però già che stiamo trovando il diamante è una grande cosa. Allora, io qua voglio stare molto attento, quindi... Chiudo la lava addirittura. Vediamo un po' se riesco. Ok, la lava è totalmente scomparsa. Io perché sono venuto qua? Sono venuto dietro la lava con la speranza di trovare diamante. Ma qua, da quello che vedo, non vedo nessun diamante. No, c'è solo del carbone. Vabbè, lo lasciamo lì perché ne abbiamo veramente tantissimo. E adesso, ragazzi, io direi di ritornare in superficie perché abbiamo veramente trovato di tutto. Abbiamo fatto... Già tantissime cose, abbiamo fatto molto. Quindi niente, se, non so manco a che profondità siamo. Se troviamo altro materiale, ovviamente. No, 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 ce n'è altro. C'è altro coso, c'è altro diamante. Altro diamante da raccogliere. Ok, ho chiuso l'acqua così almeno mi facilito per prendere il diamante. Se no andava svolazzando da qua a là. E io ragazzi inizio a temere una cosa che mi si sta spaccando completamente il piccone. E se mi si rompe il piccone non risaliamo mai più. Quindi devo sbrigarmi immediatamente a risalire in superficie. Aspettate un attimo. Mi crafto una crafting table qua stesso, la piazzo. E vediamo, speriamo, speriamo. Sì, ragazzi. Mamma mia, mi è venuto questo colpo di genio se non mi veniva in mente. Mamma mia, che cosa mi è venuto in testa? Mi è venuto in testa di craftarmi la crafting table e fortunatamente avevo i lingotti. Aspetta, avevo visto... Siamo vicini? Non ci credo. Aspetta, ragazzi, qua c'è qualcosa che non va. Siamo in un'altra caverna, in un'altra miniera. Io voglio uscire, voglio uscire. Sfortunatamente, come vi ho già detto, non ho la mappa. Comunque qua non ci sono mai andato. Perché non c'è neanche una torcia piazzata, quindi ne piazziamo una come simbolo. E ci sono andato? Aspetta, quella è la luce del sole. Quella è la luce del sole, dite... No! Maledetti! Ok, ci risiamo. Stavolta piazzo del ciottolo qua. Altro ciottolo qua, leva sto coso di lì. E se mi... quella lì mi sembra la luce del sole. No, no, non ci credo. Siamo usciti? Ma dove siamo? Siamo in un paesaggio innevato? Eh sì, siamo in un paesaggio innevato con un'altra grotta. Mamma mia, dove siamo? Ragazzi, qua adesso io mi creerò una cosa alta per appunto salire e vedere un po' dove siamo, perché cioè, se non riesco a vedere i miei pilastri, quelli là enormi, qua sono un po' fottuto, Ah, ok. Non siamo molto lontani. Salendo, guardate dove eravamo. Noi stiamo là. E qua c'era il coso. Io ci credete che non avevo mai visto la neve vicino a me?
Mai vista, quindi nulla qua. Ce lo segnaliamo come altra entrata di caverna, mettendo la torcia. E per scendere, ovviamente, credo che quella sia acqua, quindi mi ci tuffo dentro, sperando che sia acqua, ovviamente. Vai! No, non era acqua. Ok, ovviamente siamo respawnati qua, sotto dove siamo morti, in poche parole. E come potete vedere, appunto, era ghiaccio. C'era solo questo pezzettino d'acqua, quindi sarei morto ugualmente se l'avrei centrato. Intanto qua c'è la sabbia, però ricoperta di neve. Non si sa come è possibile una cosa del genere, però andiamo verso la nostra casa, ragazzi, perché qua ci sono due piccoli porcellini. Morite. Se voi sapete un metodo per rasare le pecore senza ucciderle, perché sinceramente mi noia uccidere le pecore. E soprattutto adesso c'è la lana colorata, ho scoperto che c'è la lana colorata, ovvero con le pecore colorate. Quindi fatemi sapere appunto come non uccidere le pecore levando la lana, perché le pecore colorate sono rare e magari quelle che trovo li vorrei anche prendere e mettermele in un recinto, così almeno non le ammazzo e dovrebbero fare sempre il pelo in teoria. Oggi abbiamo trovato veramente tantissime cose, dall'oro al ferro, un sacco di carbone. Abbiamo trovato una caverna, una miniera, come cavolo la volete chiamare, la chiamate, veramente, ma veramente molto, molto piena di materiale. Cioè, abbiamo trovato addirittura, guardate come salta. Abbiamo trovato addirittura il diamante, ragazzi. Io non avevo mai trovato del diamante in vita mia e sono veramente soddisfatto. Quindi fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. Inoltre fatemi sapere cosa fare nel prossimo episodio. Mi raccomando, ci tengo tantissimo qua sotto. Veramente lasciatemi tantissime cose da fare nel prossimo episodio. Se volete passare dalla pagina di Facebook, la trovate in descrizione. Iscrivetevi al canale per nuovi video. Qua da Willigio è tutto. Bella raga!